Ascolto, cosa desideri tua madre? Maledetto. Desideri sua madre? Sì. Beh, ci sta. È un desiderio più che legittimo. Chi non la vorrebbe la madre di Zapdos? No, no, il tipo del Pokémarket. Ah, ok. Beh, allora ci sta, uguali. In caso. Ma che vuoi farmi gli scambi te? Ma io stavo parlando con te, sono al market e mi rompi i coglioni. Beh, giusto. Se non, in realtà non è giusto. No, infatti non è giusto. Allora, dai, mettiamo ste curable. Di onda boato, buono shot. Ma figa! Ma vai a fanculo, Zapdos! Vado da Moltres. L'hai ucciso? Sì. Madonna! Ma dai! Mamma mia, che ansia! Mamma mia. Vado da Moltres, ho capito. Io adesso butto dentro Eternatus. Dammi un secondo e poi arrivo. Vai, Eternatus solo 88. Va bene così, dai. L'infermiera che ti dice ciao campione. Mamma mia. Un Pokémon che può paralizzare? Non ne ho. Temo. Non ho mai fatto un Pokémon per le catture. Per le catture in particolare. Lui. Di questo momento lancia glaciale. Allora, vediamo un attimo. Bulbasaur, cioè Venusaura sonnifero. Però sonnifero mi dà abbastanza noia. Servirebbe un Pokémon un attimo tipo schiavettino da insegnargli le mosse brutte per paralizzare, appunto. Raga, è appena successa una cosa che mi ha fatto ridere, anche se non dovrebbe farmi ridere. Che succede? Nulla, ero fuori, tipo, sono andato a salutare la mia ragazza che è appena arrivata e ho incrociato tipo anche la ragazza di Diego, stavamo scambiando due parole al volo, mi fa: scusa, scappo, devo vomitare. E io rispondo: Pog. No. L'ho fatto solo a pensiero. No, ma che merda. Ma scusa. L'ho fatto solo a pensiero. Ma come Pog? Sbagliato. Comunque, è molto vicino. Ah, vicino al dojo, avete detto. Io vado così lo stesso, raga. Pog. Esatto, Pog. Ma che poi Pog cosa vuol dire? Boh. Cioè è un... Sai che non so quale sia l'origine del... Un acronimo, del che cazzo Poggers? È? Non lo so. Credo che magari è tipo era il nickname della persona la cui faccia è stata utilizzata per il PogChamp. E allora per lei mo sono abbreviati in Pog qualcosa. Ah beh, potrebbe essere. Ok, Moltres, sono l'unico figlio di puttana, dove sei? Beh, questa è un'ottima cosa. Allora, sento suoni. Eccolo. Moltres! Figa, quanto va rapido! Pure porca lui! Porca puttana! Ma lui vola anche, quello è il discorso. No, e basta però. Ogni tanto, tipo, vola ma mezz'aria. E a volte, tipo, si abbassa. Ma cazzo! Ma quale sforzo hardware devastante hanno fatto per mettere un modello di un Pokémon laggiù? Ah, di vero che devo salvare. Vabbè, ma cioè adesso anche se salvo cosa cazzo mi cambia in realtà? No, niente. Infatti niente. Io salvo però. Bello, Pokédex 88, lol. Allora. Sono un bravo allenatore. Sta girando attorno alla... No, bro, non andarmi in mezzo... Ok, non sto andando in mezzo all'acqua. No, sta girando intorno alla torre. Dove cazzo vai? Inizia a scappare, l'infame, maledetto. No, bro, ma è peggio.
è peggio Moltres, eh. Perché Moltres gira sull'acqua. Ah, addirittura. Madonna. In acqua è molto lentamente. Madonna. L'ho perso Madonna, di vista. Dobbiamo andare giù. No, mi è spawnato in faccia un combi. Io Moltres se lo prendo gli tiro la Master Ball. Al dojo? Guarda, Moltres lo capirei anche. Ma per scelta, cioè mi piacerebbe averlo bello nella Master proprio. Non so neanche se gli butto la Velox per dire. Non serve un cazzo fischiare! Chiunque me l'avrebbe detto stronzo! Non è vero mai! Basta sti... Pokémon di merda! Prova a tagliargli la strada allo stronzo. Ma la vedo dura. Grazie Eco. No, ma non ce la fai. Cioè, o voli al dojo e lo prendi lì, o non ce la fai. L'abilità trappo arena di Ditto mi blocca? Dai, però guarda che la... Cioè... È uno schifo, è proprio uno schifo. No, vabbè, schifo no. Okay. Sì, no, non è uno schifo, te lo dico io. Mo taglio la strada. Sono qua. Venimi addosso, Moltres! Io mi dissocio. Ti sto fischiando, Moltres! Oh, mi ha attaccato, bene. Quindi fischiando fa? Allora, se tipo tu ti metti sul suo percorso e gli fischi, lui si ferma e poi ti attacca una certa. No, vabbè. Yes, lo sapevo. No, raga, ma che cazzo ho fatto? Ce l'avevo in faccia? Figa, ha cambiato direzione, mi ha fatto un no-look e ce l'avevo delle spalle. Ah, Zapdos questo. Zapdos, mi ha fatto Figa un no-look. Figa, che a me mi ha fatto un juke devastante. Basta, interrompermi! Ma chi ti vuole, tut? Ecco, guarda. Sindire, tiragli un calcio. Fallo li infuochi, li tiri un calcio a lui, altro che il sasso. Ringraziamo la mamma di Claudia. Dov'è andato? Mo si è girato ancora. Maledetto! Merda! Preso. L'ho preso. Ce l'ho fatta, raga. GG. Vabbè, tranquilli. Maledetto, merda, brutto bastardo. Sportività, raga, dai, su. Doppio calcio, vai, iniziamo. No, non era doppio calcio. Moltres preso alla prima ball, Simo. Yeah! Che bello, grande Tiar, sono contento per te. Anch'io. Top, GG, bravo. Anch'io lo prenderò la prima ball, guarda un po'. Tiar è... cioè, sì, lui è sculatissimo, proprio... Vero? Senza futuro. Moltres. Non ho usato la Velox, raga. Il nome di Moltres è avvolto da un'aura maligna che arde come il fuoco. Ma è di tipo buio. Grazie, Show. Ti dice che Zapdos è stiloso. No, è una merda. Però lo cattureremo uguale. Cioè, è una merda nel punto di vista umano. Che cazzo vuoi, Peonia? Domenico l'esplorazione, hai incontrato Moltres, ma è strafantastico. Scusami, ma già se già lo sai, perché cazzo tu venire a farti rapporto, faccia di merda? Perché lui vuole un rapporto diverso da parte tua. Però sono minorenne nel gioco. Cioè, io lo farei anche, io... Andrea. Ma... Tu andresti con Peonio? Ma sì, dai, giusto perché gli uomini maturi si sa come sono, hanno più esperienza. Diciamo in maniera... virile, tipo antica Grecia, no? Sì. Tipo la tua guida, quindi ci sta. Ma siamo entrambi maggiorenni e consenzienti, però. Ok, capisco. Vabbè, che dire. Beh, ci sta. Vabbè, raga, c'ha una figlia, quindi vuol dire che almeno una volta sesso l'ha fatto, perciò sta come si fa. Confermo. È vero? Mi viene è tutto vero? Mi viene sempre da citare quel fantastico commento che ti era arrivato sotto uno dei video in cui parlavi della bimba che ti dava del vergine. Vabbè, certo, sì. Sai, la cicogna, comunque. Giusto. Cicogna. Che coglione. È vero, confermo. Stupido.
Benvenuto, Padia. Sto reinseguendo Zapdos culo. Guarda, bastardo! Lo catturerei prima di me, io me lo sento comunque. Guarda, di sto passo può anche essere. Questo passo sì, dillo. Visto che l'ho già ucciso due volte il Zapdos culo. Figa, sono ancora riuscito a portarlo a vita rossa in tutto ciò. Voglio un Pokémon al 100 con falso finale e paralizzante. Sì. O tuon onda. Mamma mia. Vieni da papà! Oh, grazie Zapdos. No, non riuscirai mai a volare Zapdos, io te lo dico, perché sei un merda. In effetti con quelle a luce tipo la pinna di Nemo difficilmente riesce a sollevare. Ma, è proprio, ma essendo proprio un merda lui, quindi non se lo merita neanche. Vabbè, gliele spezzi tu. No, questo non posso dirlo in questo momento, però... Hai fatto di pixel, quindi puoi farlo. Dai, direi che è il momento di lanciare una ball, eh? Zapdos, non facciamo i timidini. Vabbè, sì, tranquillo, è solo la prima, perché farla dondolare, comunque. Non è che mi chiamo Tearless Raptor, voglio dire. Vero. Non c'è niente di male. Non so se sono shiny bloccati, sai, può essere. Cosa vuol dire shiny bloccati? Vuol dire che non li puoi trovare shiny. E li puoi trovare soltanto con la colorazione corretta. Perché mai? Perché alcuni Pokémon sono così. Ma tutti i leggendari, ce ne sono un sacco di shiny bloccati nel corso del gioco. E come fai a prenderli shiny, scusa? Indovina. Così come io ho Sobble shiny. Li botti attraverso siti esterni. Però molti leggendari. Ma che belli emoticon che vedo. Non sono. No, non la uso la mappa. C'è un emergency meeting. No, più che altro perché dicevano, pensa a shiny Antarly, sti bastardi. Pensa a dover inseguire Zapdos 8000 volte perché non riesce a trovarlo shiny. Lì se uno ce la fa, GG, buon per lui. Ma infatti dovrebbero renderlo disponibile. Cioè, se te lo becchi shiny in giro, cosa fai? Top, fighissimo. Il discorso è che non puoi neanche, tipo, venderlo a mo' di coltelli di CSGO. Perché potessi farlo sarebbe cosa, una gran perché figata, no, scusa. Ma... Ah, dici che magari lo vendi a qualcuno e poi c'è lo scambio? Eh beh, certo. Non so se puoi farlo. In che modo non puoi farlo? In effetti non è che possono tracciarti, non è tracciabile. Non te lo volevo dire, però. Quindi sì, in effetti c'hai ragione. Grazie Nico per la sub. Quindi, cioè, sì, lo puoi fare. Io lo devo indebolire un altro po', Zapdos. Ora, o... Grazie Jerry per il 18° mese, bentornato. O mi uccide Corviknight, oppure lo uccido io. Vediamo. Ma com'è morta la Pixelmon? È saltato il server. Non lo so, che succede. Che gioia. Che seratona. Aspetta. L'ho scritto a Nova, ragazzi, non so. Niente. Io continuo. Uno. Due. No, è uscito. Calcio tonante. Bob. No, un cazzo. Posso avere un po' di fortuna e figa. Vuoi anche un lo po' di catturi. Figa? No, okay. Lo catturo. Ma perché no, posso avere un po' di fortuna e figa? No, ma sto giocando ai Pokémon. Ah, giusto, dimenticavo. Che cazzo me ne frega dettaglio. Secondo te? Sì, sì, amore, stasera niente sesso perché ho giocato a Pokémon per 8 ore. Ok, ha fatto la faccia da serie, vabbè, ormai give up. Ma sì, cioè, ormai si è ritratto. Sì, 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 c'ho la coda ormai. Esce da dietro. Vabbè, questo non lo so. Ah, è tornata? Ok, top. È resuscitata la Pixel, adesso vediamo se catturiamo anche il bastardo. Non è il bastardo. Uno. Due. Cazzo! Lurido figlio di puttana dal piumaggio arancione. Scusa.
ti devo raccontare una cosa. Io ho aggiunto un emoticon che si chiama, te lo dico dopo come si chiama, sono io in versione Nirvana dorato con l'aureola dietro la testa. Ok. Si chiama EBLDP. Secondo te per cosa serve? Allora, la mia mente malata e abituata a frequentare certi siti birichini butta subito... Cosa? Il DP verso un determinato argomento. Double penetration. Ah, ok, oddio santo. No, non è double penetration, no. Che cazzo è DP? Diciamo che serve per... per avere... Tranquillo, ho capito. Ok. Ecco, in questo momento è perfetta. Simo, guarda, è stato bello giocare con te, ma io devo andare. Dai, l'hai catturato. L'ha catturato. L'ha catturato, raga. A me ha appena fatto fuori Calyrex sul cavallo. Ma, esatto. Ma che re sei? Diamoci pacchette. DP. Va bene, Zapdos preso. Ma si vede tanto, guarda, vai tranquillo. Come patato. Ma devo andare a prendere Articuno. Mi ricorda lì Gigamax, era uguale la situazione. È vero che con il Gigamax... Sì, ma ho preso 6 di scorci. Maledetto. Allora... mo tecnicamente mi manca soltanto Articuno nella landa innevata della corona. E hai 4 Master Ball. Ne ho 3, una l'ho usata per Calyrex più. Ah sì? Perché, sì, mi stava spanando il culo di cattiveria. Ah. Bella immagine. Prego. Grazie. Tanto della carota qualcosa doveva pur servire. Oh no. Non so se volevo saperlo. Non so neanche se curare altri Pokémon o se lasciarlo fare. Così da riprovarci con la Velox Ball. Erano a Knuckleberg, vero le Scuro Ball? Mi sembra lì, sì. Articuno spona vicino a Regice. Spona un po' ovunque in realtà, mi sembra. Con la Master Ball entra al 100%, nel mio caso no. Cosa esce con la Master Ball? Sì. Che bello. Io sto tirando le Ultra Ball a vita rossa. E Scuro Ball non ne hai, perché io li ho presi entrambi con la Scuro Ball. Sì, adesso gli lancio qualche Scuro Ball. Neanche non dondola una volta. Ah, al massimo tipo, vattene a shoppare, costano 1000 l'uno, ne prendi una cinquantina. Sì, fai sì. Tipo ottantina per tutte e tre. Non ha dondolato uguale, guarda, te lo dico. Ah, mi ha shottato Dragapult, non me l'aspettavo che lo shottasse. Ok, devo tornare al Poké Center ancora. Quindi per me puoi fare anche quel cacchio che ti pare, la basta che... Tu faccia la brava. Andiamo a 35. Ora rimetterò in sesto la tua squadra. Fottiti, non ti ho chiesto niente. Scusate, mi sono tutto quanto in un angolo della telecamera. Finta, lo so che vuoi le coccole d'amore. Aspetta, Claudia. Ma che figlio di puttana che mi spona qua! Figlio di puttana, vieni qui! Ah, giusto, devo salvare, grazie, Brenda. Il mio odio nei tuoi confronti è smisurato. No, dai, vabbè, amore. Smisurato. Esagerazione. Ti giuro, è una roba... è viscerale. Lo voglio eviscerare. Io preferirei tenermi tutte le viscere al loro posto. Ma non nei tuoi confronti. Ah, ok, Zapdos. Allora sì, Zapdos ci sto. Minchia, poi sai, tipo, lo uccidi, lo sfiletti per bene, ti fai i cosciotti arrosto sopra al falò. Ma voglia, poi sei, cioè, un coscione proprio gigantesco. Che ci mangi in quattro. Tutta carne magra, tutto muscoli. È top. Gustoso. Dove cazzo era le Jice? No. Era su. Una valle innevata. Qui, allora, io non ho mai mangiato tipo i piccioni, perché alla fine Zapdos è un grande piccione. E ci ha creduto molto. Non ho mai mangiato piccione, ma credo che abbia un sapore piuttosto simile a...
a quello del pollo, così come tutti i volatili. Un sapore simile a quello del pollo. Beh, l'ho mangiato cucinato in modo particolare. Quello lo so. Non sa di pollo. Non sapeva, no, di pollo. Era molto più gustoso, diciamo. Però non so, Zapdos. Ma oh, questo merda, sai che... Ma a una certa si è seduto, eh. Seduto? Era fermo, mi aspettava. Ma come si è seduto? Si è fermato, quando... si è fermato. Ah, perché dopo un po' non magari so. È stanco, deve recuperare le energie. Non so, ma si è fermato un attimo. Mi ha proprio dato fastidio. Ciao, Metagross. Velox Ball. È uscito subito! È uscito subito! No! E tutto questo... Adesso me ne vado, lo voglio rifare con la Velox Ball. Te ne tiro un'altra. Ha dondolato questa volta, però, vedi? Allora, io ti sento, Articuno, ma non ti vedo. Ma vaffanculo, Cryogonal. Ecco. Perché, allora, io sento il verso di Articuno. Così come sentivo quello di Moltres. Ma Moltres l'ho visto subito, Articuno non riesco. O sono incecato. Ma Articuno cos'è? Il castello, tipo? Boh, mi ha detto nelle terre innevate, quindi sotto al castello, tecnicamente. Così mi è stato detto. In quella zona c'è un botto di roba, in pratica. Peccato che non lo veda. Lui è già il terzo, io sono ancora il primo, raga. Vi voglio ricordare questo dettaglio. Vabbè, sì, cosa che capita? Non dovrebbe capitare. Ma così magari adesso tu fai in tempo a catturarli tutti e tre, mentre io devo ancora prendere Articuno. Vabbè, se catturassi subito Zapdos, se trovo Moltres, li tiro alla Master Ball per scelta. Allora, Moltres, ti dico, ti tippi al dojo e ti butti a destra sul percorso che va verso la zona paludosa. Vabbè, te lo spiego dopo. Dobbiamo spiegarlo adesso. Sì, beh, tanto... Infatti. Tanto non credo di arrivarci molto presto. Aspettalo più in alto su un promontorio. Allora, vai, ci facciamo uno spaccaroccia. No, calcio tonante lo devi dare a tua mamma. No, non prendete a calci le mamme. No, sto dicendo a Zapdos. Beh, io dicevo la chat. No, la chat sì, si può dire tranquillamente. Ma fine. No, è giusto che, insomma, non usiate violenza. No, giusto che non, ok. Il fatto è proprio Zapdos che è proprio una merda umana. Anche se non è umano. Questi umani, belli. Volatili. Vermi. Niente, adesso non mi resta che spammare le cose. Finta, rompiscatole. È quello il promontorio che dite voi? Posso fare. È lui? Non hanno la skin classica, tra virgolette, digitale, perché sono le loro forme Galar. E quelle sono diverse, sono particolari. Beh, sono proprio Pokémon diversi. Davanti a me. Che cazzo vuol dire davanti a me? Cioè, non sono forme nel senso che si trasformano, attenzione, chat. Sono proprio due versioni, cioè sono versioni diverse dall'uccello che emigrando a Galar ha cambiato forma. Tipo Zigzagoon. Tipo, esatto. Finta! Occhio, per carità! Allora... Vorrei solo che si prendesse una storta. Io so che tu sei qui, ma non te vedo. Ma manco se ci provo. Sto cecatissimo. Poi ciao Nidoking. Ma tu hai fatto qualcosa di particolare oltre che tirargli le ball? Cioè, allora, io la mia strategia era: ciao, ti mando in campo Toxicity, ti colpisco con un'onda boato, ti mando in vita rossa e ti lancio le ball all'infinito. Va bene. Le timer le hai? Sì. E niente? Niente, adesso è anche un po' presto. A sto giro. Gli sto sparando sull'oscuro poi. Ma c'è subito la merda.
e mi shotta i Pokémon. Così, giusto per aggravare la mia vita. Potrebbero essere proprio altri. Sì, cioè, eh. Cioè, davvero ho solo due Pokémon rimasti? E per quelli sono. Hai due Pokémon. Pokémon o Pokéball? Pokémon. Ah, ok, pensavo a Pokéball. No, giusto. Neanche ci spero ormai, cioè anche se dondola due volte, so già come finisce. Ha fatto, ha dondolato tre volte. Sì. Tipo 10 volte è successo, ma non è mai entrato, cioè. Ma mi porto Zacian, ma cosa cambia se mi porto Zacian? Che gli tira la zampata e si spacca Zacian un dente. Zacian ha falso finale, volendo. Lo impara? Segnare falso finale, sì. Preparalo, sì, prepara. Te lo vuoi insegnare. Ho detto gli puoi imparare. Ah, ma come dici Zacian? Zacian? Cioè, devo dire Zacian. Zacian, lo chiamano Zacian. Zacian. Questo è D'Artagnan. Sto cercando di pensare a come altro pronunciarlo. Ma è così che si dice, frate. Meno che non sia Zacian. Non so, Tiar, cosa ne pensi? Zacian, Zacian. Allora, tecnicamente il colore ciano in inglese è cyan, quindi l'accento è sulla A, ma suona molto meglio Zacian che Zacian, personalmente. È Zacian? O Zacian è Zacian? Lo sapete che voi che vi state preoccupando di questo scoprirete molto tardi per questo motivo? E lo farete proprio in generale. Ve l'ho già spiegato che è matematico. Più vi preoccupate delle pronunce dei Pokémon, più tardi perderete la virginità. Esatto. Comunque dicono dalla chat di insomma, metterci d'accordo e di chiamarlo Umberto. Ma sì, guarda sti cazzi. Io ormai ho perso qualsiasi voglia di gioire. Viene chiamato Zapdos per via del crepito elettrico generato dallo sfregamento delle sue piume. Ecco, levati dal cazzo, vai nel box. Box, pezzo di merda, stronzo. Grazie, Jacobs. Parli l'alzo con un tizio verde dove eri prima, ti dà il Vortaxi e lì ti suona. Grazie per i bits, Eren Senpai, ne sarà lieto. Un po' come il FOV, esatto, anche il FOV di Minecraft. Più lo alzi, più tardi perdi la virginità. Cazzo, io ce l'avevo altissimo. Il fatto è che iniziato a giocare... No, niente, dico io. No, il discorso è che ho iniziato a giocare a Minecraft dopo aver perso la virginità, quindi pensa. Ecco, vabbè. Ecco perché l'ho ripersa. Beh, tu eri a posto, dai. Ecco. Mi sono salvato prima. Sì, sei salvato. L'ho preso comunque. L'ho catturato. Hai catturato... Davvero? Mm-hmm. Sì, sì. E perché non ho sentito reazioni di gioia? Perché non ho gioia in corpo. Ah, ok. Avevo proprio emozioni. È successo mentre spiegavamo la relazione tra la vita sessuale e i nomi dei Pokémon. Ah, ok, allora giusto.